aver rotto della cuffia, Matt. Non l'ho mai fatto aspettare prima d'ora, signore. Questo è vero. Ora portaci via di qui. A tutte le batterie. Concentrare la potenza di fuoco. Attivare i propulsori 2 e 6. Al mio segnale, prepararsi per il salto dimensionale. Adesso. Ma che diavolo succede? Gli Zerg non si vedevano da anni. Perché hanno attaccato Marsara proprio ora? Non è soltanto Marsara. Guardate un po' qui. Ha lanciato un attacco su Bastard. Una scia di distruzione in tutti i pianeti della fascia esterna. Le vittime sono miliardi. Qualche minuto fa gli Zerg hanno attaccato un laboratorio militare del... Santa Madre Misericordiosa. Esclusivo conferma che a capo della sciame c'è effettivamente la regina delle lacrime. Sapevamo che sarebbe tornata, ma che sta cercando? È venuta a finire il lavoro. Non possiamo sapere con che cosa ci attaccheranno gli Zerg stavolta. Signore, dobbiamo assicurarci che armi e munizioni siano adeguate. Va bene, parlerò con Swan in armeria. Se lo conosco bene, ha già preparato dei potenziamenti. Scusi se glielo chiedo, signore, ma che cosa ci fa quel galeotto ancora sul mio ponte? Tranquillo. Tychus è uno dei miei più vecchi amici. L'ho tirato fuori da un brutto casino qualche anno fa. Glielo devo. Beh, il suo amico ha una fedina penale lunga quanto... La mia? Credimi, se Tychus Findlay mi avesse voluto morto, lo sarei già. Intesi, signore. Ciao a tutti, benvenuti in questo quarto episodio dedicato alla serie di StarCraft qui su Useless Video Gamers Italia. Io sono Scad e abbiamo avuto l'opportunità di goderci il filmato di presentazione a questo quarto capitolo e ecco, come vedete, adesso abbiamo fatto conoscenza con Horner, uno che ci accompagnerà da questa missione in avanti. Iniziamo subito a parlare con i personaggi e iniziamo ovviamente dal mio preferito, Tychus. Jimmy, questa nave è uno sballo. Come hai fatto ad avere un palazzo volante del genere? Ai vecchi tempi l'Hyperion era l'ammiraglia di Mengsk. Io e Matt l'abbiamo presa in prestito quando abbiamo deciso di abbandonarlo. La vecchia signora ne ha visti di momenti difficili. A proposito di momenti difficili, Tychus, perché continui a indossare quella tuta sul mio ponte? Già, che c'è? Ti si è inceppata la cerniera? Va bene. Ho avuto bisogno di un aiutino quando sono evaso. Diciamo che aveva un prezzo. Devo restare in questa tuta finché non avrò ripagato tutti i debiti. E chi è il creditore? Chi ti ha tirato fuori? I ragazzi della Mebius, ovviamente. Non li ho mica conosciuti in un museo, sai? Farebbero di tutto per avere quegli artefatti. Sarà meglio che i tuoi debiti non ci siano d'intralcio, dai. Coprire i tuoi traffici non fa parte dell'accordo. Giustamente. Passiamo subito a Horner. Quanto è brutta la situazione, Matt. Gli Zerg stanno attaccando in tutto il settore, signore. Mengsk ha ritirato la flotta per proteggere i pianeti centrali del dominio, abbandonando quelli periferici al loro destino. È un incubo. Non c'è modo di fermare un'invasione aliena del genere con una sola nave da guerra e un manipolo di volontari. Ah, meglio rimanerne fuori, socio. Possiamo guadagnare una fortuna lavorando per la Mebius finché questa faccenda non si sgonfia. Non ci arrivi, Galeotto. Qui non si sgonfia niente. Gli Zerg non si fermeranno finché non saremo tutti morti. Tranquillo, Matt. Non ce la perderemo questa, anche se non siamo esattamente al massimo della forma. Facciamo un po' di grana e ci rimettiamo in forza per fare la differenza al momento opportuno. Una buona idea, ovviamente. Dunque, come vedete, qui c'è anche l'armeria, dove faremo la conoscenza del buon vecchio Swan.
Andiamo subito a parlargli. È tornato il nostro glorioso leader. Ehi là, che c'è di nuovo, cowboy? Che notizie hai per me, Swan? Le solite. Stiamo consolidando le nostre forze. Stai potenziando truppe a mezzo. Già, puoi aggiungere potenziamenti alle tecnologie proprie da questa console. Ma creare un'armata non costa poco, specie per dei ricercati. Stavolta hai portato dei crediti, vero? Senti, lo so che ultimamente siamo stati a corto di soldi. L'artefatto che abbiamo recuperato su Marsara metterà a posto le cose. Fratello, questa l'ho già sentita. E stavolta è diverso. Anche questa l'ho già sentita. Raynor, sempre un caro squattrinato. Sbarazziamoci di questa. Non ci servono a niente. Dunque, facciamo due chiacchiere con Swan. Potenziare quello che abbiamo va bene, ma quando vedremo qualcosa di nuovo? Abbiamo un sacco di buchi nell'inventario. A volte accettiamo lavori che prevedono nuove attrezzature. In quel caso ottengo tutti i progetti per poterle replicare. Per tutta l'altra roba invece dobbiamo elemosinarli, chiederli in prestito o addirittura rubarli. Giustamente. Dunque, ecco la console dell'armeria. Come sapete, alla fine di ogni missione otteniamo dei soldi. Questi soldi possono essere spesi in diversi modi, principalmente nella console dell'armeria. La console dell'armeria serve a potenziare unità. Adesso io vi dirò, secondo me, cosa andrebbe potenziato con quei pochi soldi che abbiamo. Dunque, possiamo potenziare i Marines e il medico. Io inizierei, potenziando i Marines e dando loro, con lo scudo da combattimento, che dona loro 10 punti vita in più. Andiamo subito. Ecco fatto. Dopodiché, logicamente ci restano 40.000 crediti che andrebbero spesi, per il bunker. Vabbè, è abbastanza automatica la prima volta. Dunque, in questo modo aumentiamo di 1 la gittata e tutte le unità all'interno del bunker. Quindi compriamola. Ecco qua. Il bunker può essere molto utile da utilizzare in una di queste missioni che ci aspetta. Se scegliessimo di farla, ovviamente, perché abbiamo una scelta, come state per vedere. Quali sono le condizioni generali, Matt? Abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso dal pianeta Agria. Una colonia è stata attaccata dagli Zerg. Il suo amico Tychus ha organizzato una missione per recuperare un altro artefatto su Monlith, un pianeta tempio Protoss. Dunque, come vedete, abbiamo ben due missioni. Possiamo decidere se andare su Agria o su Monolith. Io consiglierei di fare la missione su Monolith, che è un po' più difficile, però permette di ottenere un punto di ricerca in più e più soldi. Vediamo in cosa consiste. Secondo i ragazzi della Fondazione Mebius, c'è un altro artefatto sul pianeta Monlith. Dovrebbero esserci dei Protoss a proteggerlo. Un gruppo di fanatici. Si fanno chiamare Tal'Darim. E adesso non metterti a fare il sentimentale pensando che questi Tal'Darim siano i tuoi vecchi amici Protoss. Perché non lo sono. Allora, come giustamente ha detto Tychus, in questa missione ci troveremmo ad affrontare i Protoss se la selezionassimo. E vediamo in cosa consiste. Dunque, la missione è di impossessarsi dell'artefatto Xel'Naga. La ricompensa a crediti è 110.000, è un bel po', va, cioè, come due missioni, le prime due missioni insieme praticamente. L'opportunità di ricerca è più 4 ricerca Protoss. Le opportunità di ricerca permettono ulteriori potenziamenti che avremo modo di vedere più avanti, mentre l'unità che potremmo selezionare in questa missione, anzi da questa missione in avanti, è il Devastatore, che è un'unità di fanteria pesante, appunto, abbastanza resistente, più resistente del Marine, ma che non può attaccare i bersagli in aria. Attenzione. Bene, avviamo la missione che ci conviene di più.
Eccolo lì, Jimmy. Proprio come ha detto la Fondazione Mebius. Soldi facili. Non so. Ci sono un sacco di Protoss laggiù. No. Ma che diavolo? Attenzione, segnali biologici Zerg multipli. Oh, diavolo. Quelle bestie schifose erano rintanate nel sottosuolo ad aspettare. Non ne ho idea, ma sono sicuro che stanno venendo dritte dalla nostra parte. Beh, questo complica le cose, socio. Non possiamo combattere contro due eserciti contemporaneamente. Se saremo fortunati, non ce ne sarà bisogno. Dobbiamo solo mantenere la zona in cima al santuario abbastanza a lungo da recuperare l'artefatto. Atterreremo qui e ci faremo strada attraverso le linee Protoss, mentre saranno impegnati a combattere gli Zerg. È solo questione di tempo prima che gli Zerg riescano a sopraffare i Protoss. Per allora ce la saremo già filata da un pezzo con l'artefatto. Dunque, questa è un'altra missione che va fatta in maniera piuttosto veloce. Praticamente dobbiamo fare un po' i terzi incomodi in un certo senso, perché mentre gli Zerg combatteranno i Protoss, noi muovendo le nostre truppe dobbiamo velocemente acchiappare l'artefatto in barba ai Protoss e probabilmente anche agli Zerg che vorranno recuperarlo. Come missione non è abbastanza... non è così difficile in realtà, però bisogna essere preparati e veloci perché verremo attaccati sia da Protoss che da Zerg. Inoltre ci sono dei punti di ricerca che si possono ottenere durante la missione e che io vi mostrerò la locazione e un modo sicuro per prenderli senza avere problemi questa modalità, perché come ben sappiamo più difficile è la modalità e più è difficile raccogliere questi punti di ricerca. Bene, iniziamo immediatamente. Dunque, subito al lavoro gli SCV. Sto qui, ecco qua. Dunque, spero che ne valga la pena. Il primo punto di ricerca, la prima reliquia, eccola qua, la prendiamo subito. Ecco fatto. Sì, signore. Ne mancano tre. Gli Zerg sono molto più numerosi dei Protoss. Probabilmente li travolgeranno fra breve. Costruiamo subito unità. Dobbiamo recuperare quell'artefatto prima che gli Zerg si impossessino di tutta la zona. Ci tornerà molto utile creare altre unità, perché tra poco succederà una cosa. Attenzione, persecutori Protoss intorno al nostro perimetro. Eccoli qua. Trasmissione. Ho una novità da farti provare, cowboy. I devastatori sono l'ultimo grido nel campo delle macchine da distruzione. Ottimo. Man, non sono sicuro che sia il momento migliore per gli esperimenti. Certo che è il momento migliore. Li vedi quei persecutori? I devastatori possono farli a pezzi. Bene, ora i persecutori ci attaccheranno. Distruggiamoli prima che salgano. Ecco fatto. Dunque, adesso come vedete non abbiamo... dobbiamo costruire altri depositi. Ecco fatto. Bene, dunque ci sono altri... ci sono altre reliquie Protoss da prendere. Qui ce n'è una, bisogna fare tutto il giro per prenderla. Però vi spiego, qui arriveranno di tanto in tanto delle unità Zerg e noi non vogliamo affrontarle, cioè non vogliamo che ci allontaniamo e questi arrivano ed entrano nella base, quindi facciamo fuori le prime e poi andiamo avanti. Ecco qua. Ci vuole un po' di preparazione. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Ci vuole un po' di preparazione prima di partire. O potremmo veramente finire male. No? Tu credevi, e invece devi ancora lavorare. C'è bisogno di me?
È importante costruire molti SCV da questa parte. Le risorse sono sempre importantissime. Tutto questo lo mandiamo subito a raccogliere la raffineria. Eccoli. Attenzione, rilevata un'ondata di zerghi in arrivo. Attacchiamoli. Oh! Ecco fatto. Dunque, ora io consiglierei di potenziarsi ancora un pochettino e poi partire a prendere questa reliquia. Più che altro bisogna fare attenzione perché bisogna essere veloci perché qui gli Zerg stanno distruggendo i Protoss. Dobbiamo essere più veloci degli Zerg. A lavorare. Ecco fatto. Più SCV abbiamo e meglio è. Ampliamento completato. Bene, il reattore è completo. Quindi possiamo, ecco fatto, produrre più Marines allo stesso tempo. Nel frattempo non dimentichiamoci dell'officina bellica che ci permette il potenziamento della corazza e delle armi. Ecco qua. La costruiamo qui. Ancora. Il medico è stato. I medici sono utilissimi, costruitene tanti all'inizio. Sono veramente molto utili. Probabilmente ci attaccherà un altro rush di Zerg mentre ci prepariamo. Ecco qua. Bene. Aspettiamo questi due e poi partiamo. Eccoli là. Carica. Ecco fatto. Bene. Ora direi che possiamo andare. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Dobbiamo correre da questa parte. Purtroppo perderemo di sicuro delle unità. Perché Garantito. ci sono gli impalatori, i Roger. bastardi. Ecco. Distruggiamoli. Ecco Diamogli una maglia di fatto. Ecco fatto. Piazziamoci qui. Nel Affare fatto. E vai coi botti! frattempo altre unità. Tu qua. Guariti? Sì, andiamo. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Sì. Ecco qua. I cannoni Protoss sono una gran rottura di scatole. Eccoci arrivati. Ci servono altri depositi. Bene, torniamo subito. Non rischiamo di essere attaccati ancora. Dopodiché dobbiamo scattare da questa parte, perché gli Zerg stanno incalzando velocemente. Ora sono convinto che ci attaccheranno altri Zerg, quindi restiamo ad aspettare. E qui piazziamo altre unità che dovranno difendere la base più avanti. Ecco Potenziamento completato. qua. Bene. Sicuro, in marcia. Spero che ne valga la Mentre le pena. aspettiamo, andiamo a distruggere un po' da questa parte. Ecco qua. Diamoci Ecco dentro. Oh, fantastico. Sarà fatto. Attenzione.
Ecco qua. Beh. Attenzione! Ecco qua. Apriamo le tasse. Ecco fatto, mannaggia. Mi hanno preso in contropiede. Adesso costruiremo tante di quelle unità che voglio vedere come fanno. Ehi, Jimmy, non vorrai lasciare la base completamente indifesa, vero? Tranquillo. Ci metteranno un po' a riattaccarci. Faccio gli straordinari. Allora. Spero che ne valga la pena. Distruggiamo. Beh, queste non sono necessarie da distruggere, ma a me piace distruggere tutto, quindi facciamolo. Allora, ora io vi consiglio di fare così. Ecco. Guardiamoli all'inferno, tirando i fuori. Ecco qua. C'è bisogno di me. Torna a lavorare. No, questo non ci serve. Ecco il dottore. Ecco qua. Fatto? Sì, benissimo. Armato e pronto. Così restano solo questi che sono deboli. Andiamoci dentro. Ecco fatto. Via, via, via. Ecco fatto. Quelle unità che avete visto creano queste barriere che non possono essere oltrepassate da unità piccole. Ecco fatto. Potenziamento completato. Dunque. Cos'è il checkpoint? Sì, lo immaginavo. Mi basta sapere, sto tirando i pollici. Dunque, adesso facciamo una bella cosa. Via, via, via. Ha chiamato? Ecco qua. Fornire i dettagli dell'emergenza medica. Continui. Serve una diagnosi. Ecco qua. Mi basta sapere qua. Ah, ci siamo. Ecco qua. Il primo tiro. Sono necessari altri depositi. Ecco, ultima, la penultima reliquia. Torniamo qui. Perché no? Sono necessari altri depositi. Bene, abbiamo bisogno di costruire più depositi. Allora usiamo questo trucco. Usiamo Shift. In questo modo l'SCV non aspetta me, ma fa da solo. Ecco fatto. Ci serve una mano qui. Oh cavolo, ci sono pure delle blatt. Per fortuna i devastatori sono forti contro le blatt. Ecco qua. Bene. Andiamoli da loro e corriamo perché i maledetti Zerg sono veloci. Armato e pronto. Dobbiamo essere veloci. Vabbè, ma ce la faremo senza problemi. Ti stavo Andiamo. Aspettando. Ecco qua. Ecco fatto. Corriamo. Spero che ne valga la pena. Allora si fa sul serio. Ecco fatto. Bene, ecco fatto. Apriamo le tasche. Bene. Li abbiamo aperti. Su. Ottimo. Spero che ne valga la pena. Ecco fatto. Prendete questo. Via. Ah, come urlano bene quando li uccidi. Allora, questi piloni permettono. Ecco, questi piloni permettono ai Protoss di dare energia alle loro strutture. Quindi distruggeteli sempre presto. Così. Ecco qua. Ecco, vedete, è depotenziata. Vabbè, non è necessario. Bene, ora, onde evitare che... Onde evitare certo, che gli Zerg ci fottano la reliquia. Ordine ricevuto. Ci serve
volevo dire l'artefatto. Prendiamo questa reliquia e poi qui. La base è sotto attacco. Nessun problema. Nessun problema, siamo sempre in maggioranza. Per sicurezza ne creiamo altre. Ecco fatto. Bene, andiamo avanti. Siamo arrivati. Ecco qua. Apriamo le tasse. Ecco qua. Bene, altro checkpoint raggiunto. Siamo arrivati. Siamo arrivati prima dei maledettissimi Zerg. Beh, si stanno aprendo proprio il culo da quella parte, eh. Ok, ecco qua. Via, via, via. Bene, bene. Oh, oh. Ma che? Via, distruggiamoli. Questi emettono un raggio che è molto simile a quello dei colossi Protoss. Ecco fatto. Ecco fatto. Sistemato. La reliquia è nostra. Mando giù una squadra a prelevare l'artefatto. L'artefatto volevo dire, ops. Abbiamo quello che ci serviva. Ora affiliamocela a tutta velocità. Jim, avevo dimenticato che eri un uomo pieno di risorse. Non commetterò due volte lo stesso errore. Ecco fatto, altro che furto con scasso, questa missione doveva intitolarsi Gambe in spalla. Dunque, sì, ci abbiamo messo 16 minuti e mezzo. Per sbloccare l'obiettivo in modalità difficile bisogna finirlo in un quarto d'ora, cosa fattibilissima. Bene, le reliquie le abbiamo prese tutte, i soldi li abbiamo presi, è abbastanza bene, sì. Bene, questo è tutto. Prima di lasciarvi vi ricordo come al solito di iscrivervi, di mettere mi piace, condividere, commentare positivamente, negativamente, come preferite. Qui da SCAD è tutto, vi auguro una buona primavera dato che è iniziata da poco e statemi buono.